Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco davvero molto particolare, il suo nome è Operation Tango. Non sono da solo e per la prima volta qua con me c'è Ibu90. Tutti. In questo gioco si può interpretare due ruoli, l'agente e l'hacker. E affronteremo la prima missione di gioco perché il gioco è veramente bello e non vogliamo spoilervelo tutto perché è bello da scoprire proprio in compagnia di un amico. E quindi giocheremo la prima missione in ruoli che poi si invertiranno. Quindi io adesso inizio come agente e Ibu90 inizierà come hacker. Iniziamo. E lui dovrà darmi assistenza perché in pratica abbiamo... Ecco, iniziamo dalla prima missione. Sono missioni tutte separate, quindi eravamo arrivati alla missione 3, adesso vedete che dalla 2 che abbiamo concluso torniamo alla missione 1 e ve la faccio vedere, insomma, perché è davvero molto molto simpatico il gioco. Noi siamo degli agenti segreti, c'è questa colonna sonora che ricorda molto quella di Mission Impossible e in questo caso dobbiamo recuperare un virus, mi pare, dal cavo. E attendiamo il caricamento. Devi mettermi... Ok, perfetto. E abbiamo l'introduzione. Gioco completamente in italiano. Dove è importantissima la comunicazione. Perché quello che vedremo noi sarà completamente diverso da quello che vedrà il nostro compagno hacker. Ma lo avrete modo di vedere nella seconda parte di video quando ci invertiremo, quando la missione la concluderemo noi e adesso con questi ruoli e poi andremo a invertire i ruoli e io sarò l'hacker. Ho trovato divertenti tutte e due le modalità perché alla fine bene o male siamo in un mondo futuristico nel 2030 qualcosa e quindi con la virtualizzazione l'azione diciamo in tridimensionale, in movimento tridimensionale ce l'ha anche l'hacker in alcuni frangenti. Allora, mi senti? Mi senti? Prova. Ok, adesso ti sento. Ok. Sono nell'ascensore, devi attivarmi. Beh, intanto io mi metto un po' di musica rilassante. Mi attivi l'ascensore? Arrivo. Ok, grazie. Ti senti caldo? Ti senti freddo? Vuoi un po' di neve? Ci so. Possiamo attivare la virtualizzazione. No, preferivo Halloween. Va bene, ma mettiamo un po' di musica elettronica. È il 15 giugno del 2038. Ok, dai, quanto manca? 8 secondi. Grazie. Dobbiamo infiltrarci, raggiungere il cavo e rubare quello che dobbiamo rubare. Ok, mi serve... Ok, grazie. Entro. Mi vedi dalle telecamere? Vediamo di non far scattare nessun allarme. Ok, lui in questo momento ci sta osservando dalle varie telecamere. Posso comunicare con lui e dargli... Ok, sono dentro. Perfetto. Adesso, dovresti trovarmi il codice di accesso all'operatore del cavo. Ti mando l'input. Ok, questo è il minigame dove dobbiamo controllare assieme... In questo caso io il verticale e Indy l'orizzontale. Ok, dai. Ok. Primi numeri ottenuti. No, sempre a destra. Ottimo. Ok. Ah, ok, qua c'è il vento. Molto bene. Adesso è tutto l'opposto, quindi ci spingono. Dobbiamo resistere. No. No, scusami. No. Ma
Ok. Comunque anche problemino di troppo. Andiamo. Poi le missioni diventano veramente, veramente toste, eh? Cioè dove dovete cercare, spulciare nei computer, trovare password, creare login di autorizzazione, profili. Ok, qui bisogna trovare dei tasti e solo il nostro operatore hacker può vederli con la telecamera e ci deve guidare all'interno di questo, di questa sala completamente scura. Allora, fai qualche passo a sinistra, ritorna guardando il cavo, vai avanti, dovresti vederlo su tutti i piedi, ora. Eccolo lì, lo vedo. Ok, poi. Il prossimo è nell'angolo, in alto a destra. Ok, eccolo qua, lo vedo. Perfetto, questa è tosta. Iniziamo da, vabbè, i primi che si liberano, dai. Allora, praticamente io gli devo dare un numero. Ok, vado. Vai. 5 blu. Ok, disattivato. Adesso aspettiamo che si disattivi questo. Dai. Vediamo quanto ci vuole. Ok, vado. Diventa sempre più complesso. Blu 82. Ottimo. Vabbè, ma che prontezza. Adesso vediamo il primo dei due che si libera. Dai laser, ci andiamo. Ok, pronto. Ma 3.500 blu, 1.800 giallo. Grande, all'ultimo, Allora. Mi fai blu, giallo, viola, giusto? Sì, sì, sì. Ma adesso non rischio perché stavano uscendo i raggi. Quindi aspettiamo che finiscano. E poi... Ok, ancora un ciclo di allarmi. E poi apriamo l'ultima. Ok, allora 195 blu, 186 giallo, 181 viola. Grande. Ricordatevi per quando lo farò io dopo che lui ce l'ha fatta al primo colpo. Ci metterò tre quarti d'ora. Allora, cosa ti serve qui per connetterti al server delle casseforti? PIN da 4 numeri. Come? Un PIN da 4 numeri. 8975. Ok, sono dentro al server. Fisicamente. Ok, lui è fisicamente dentro, quindi non vedo se ci sono dei nemici e gli devo creare il percorso, quindi inizio. E ho tot numero di caselle da dargli. In questo caso le ho finite, posso andare a rimuoverle, ma spariscono da sole dopo un po'. Dimmi qua cosa devo fare. Allora, devi tenermi tutto il percorso dove sono adesso, sulla linea dove sono adesso, fino alla porta. Ok. E dopo ti dico quando farmi passare di là. Perché ci sono dei laser. Ci sono dei laser che passano e mi ucciderebbero. Poi dopo lo vedrete, quando lo farò io. Vai pure quando vuoi, che tanto ti do l'ok per passare. Vai. Ok? No. No! Mannaggia. Vabbè, si rifà. Si riparte sempre comunque da qui, dai. Allora, dimmi quando. Sì, qua vai pure che tanto tutto il percorso è libero. Ok. Adesso ti do io l'ok. Quando praticamente ti cancella il percorso. Perché mi passa davanti. Ok, adesso io vado dietro al laser. Quindi vai piano avanti. Finito le caselle, mannaggia. Ancora. Vai. Ok. Adesso. Seconda porta, immagino. Allora, ho due laser che mi vengono incontro. Vediamo, sì, sono arrivati, lo vedo. E ti hanno anche preso. Ok. Allora, dovrei
Sì, penso la seconda porta vada bene. Quindi vai ora. Vado. Manca. Ok. Vai ancora. Vai. Sì, comunque Niente. funziona. Ok, quando vuoi. Allora, aspettiamo che passi. Ok, sta arrivando. Vai. 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 Oddio. No! Così mi faccio un'idea di quando arriva. Ok. Esatto. Ok, vai. Benissimo. Ottimo. Ora, dobbiamo scoprire quale cassaforte contiene il genoma del virus e aprirla. Ok, puoi aprirmi le sbarre? Ok, Ok. io vedo 15 caselle. Ok, inizio a scansionatela. No. Ok. No. Eccola. Trovato. Ok, Bello questo vedo. gioco. Allora, devo tenere... con A e D qua la... Allora ti dico cosa disegnare. Sì. Allora, nell'ultimo quadrato in basso a destra devi fare proprio il lato del quadrato, quelli più esterni, cioè quelli più interni, scusa. Interni. Quindi praticamente aspetta che mi connetto così almeno vedo cosa stai Vuoi facendo. rivedere Ok, è cosa giusto, è faccio? giusto. Ok. Poi vai sulla casella C, Sì. fai la diagonale all'interno del quadrato di C1, che va dal basso sinistra in alto a destra. Ok, perfetto. Poi, sempre connesso lì, fai il trattino, diciamo, che fa comunicare C2 con B2. No, C2 con B2. C2 No, C2 con B2. con B2 questo. Sì, e adesso Ok. sali in diagonale direttamente da dove sei arrivato lì, in Sì. diagonale in alto a sinistra. No, scusami, su B2. Ok, così è giusto. Ok, posso inserire il codice? Sì, vai. Perfetto. Abbiamo recuperato il genoma e quindi si va via. Questa è la prima missione, vi garantisco che la prima volta per finirla ci abbiamo messo 40 minuti. La seconda missione ci abbiamo messo una vita, perché è veramente, veramente lunga. E la terza non oso immaginare. Sono 6 missioni in totale. La particolarità di questo gioco è che potete giocarlo anche con chi non ha il gioco, facendogli scaricare la versione gratuita, credo possa giocare solo come hacker. O comunque... Provate, insomma. E adesso mi inverto, faccio io l'hacker e vi mostro la seconda parte, diciamo, di questo video, quindi i ruoli invertiti sempre per quanto riguarda la prima missione, perché le altre veramente sarebbero troppo lunghe e magari si potrebbe fare magari una serie in live, non lo so, vedremo. Intanto saltiamo l'intro. Bello che condividete con l'altro giocatore anche il mouse, vedete proprio il mouse dov'è quello di uno, quello dell'altro. E quando uno mette in pausa e va nel menu, va in menu anche il compagno, cosa utilissima. Allora, questa è la virtualizzazione dell'hacker, quindi non vediamo nulla di quello che sta succedendo, ma possiamo connetterci e quindi usare le telecamere per capire dove si trova. Quindi adesso siamo nelle telecamere di sorveglianza, entriamo. Ok, ti vedo entrare nell'ascensore, perfetto. Seleziono l'ascensore, ti metto tema estivo. Faccio. Ah, Anche ti ho fatto già interattivi. partire. Fermo di emergenza e chiamo la sicurezza. Vabbè, questa era una. Cuoque, bevuto, figli miei. Vabbè, dai, rifacciamo. Allora, tanto era giusto così per for fun. Ok, tema estivo. Ci dice che arriverà in 42 secondi. Poi in fasi molto più avanzate
Quindi missioni più avanzate, dovete proprio leggere anche il seriale dell'ascensore giusta per farlo salire, per sbloccargli i piani, cioè veramente figo come gioco. La prima missione rende fino a un certo punto, la seconda già vi fa capire quanto profondo e divertente può essere questo gioco. Non abbiamo mai usato, adesso che ci penso, il menu dei suggerimenti. Siamo troppo bravi, non ci serve. Ah, ok. 5 secondi. Effettivamente provo dopo per vedere tanto se dà un indizio, se ti proprio Apro dà le la porte. soluzione. Ok, buon divertimento. Adesso ti vedo arrivare. Sì, stai entrando. Stai facendo il giro dove ero io prima. Sta arrivando lì. Vuota la telecamera. Mi vedi? Sono dietro di te. Telecamera dietro di te. Fammi un gesto. Si fa fare i gesti. Te lo dice quando punti la telecamera. Non lì, ma sopra, sopra. Vedi che si muove. Ah, ok, devo proprio puntarti. Ok. Va bene, torniamo indietro nel menu e andiamo a vedere sistemi informatici, cavo. No? Come cavo? Mandami Vabbè. la richiesta, ok, infatti di aiuto. Ok. Codice cavo. Cerchiamo di trovarlo. Io muovo su, tu muovi di lato. Vediamo di farlo al primo colpo. Perfetto, sarà difficile. Ricordati sempre che passiamo a destra. No, troppo. Scusami che ho un attimo di lag. Ok. Ok. Molto bene. Adesso è tosta questa, eh. Grande. Bene, dai. Ok, flusso di rete sbloccato, quindi possiamo accedere al cavo. Ok, ti do la guida adesso. Sistemi di sicurezza, accesso al server, sistema di sicurezza. Ok, allora vai nell'angolo a sinistra, in fondo a sinistra. Cioè lì, sì, ok. No, indietro, 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 quella lì. Vai avanti, la vedi? Ok, adesso girati. No, dove eri prima? Vabbè, fai un passo avanti. No, meno. Ok, va bene. Gira a destra e vai avanti fino quasi in fondo e lo vedi. Vai, 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 vai. Ok, lì. Perfetto. Andiamo bene. No, mannaggia. Comincio da questo. Mi devi dare un codice, forse? No, non ti sono già usciti. Mannaggia, non mi ricordo. Ah sì, ok. Inizia col primo. Blu 6. Mannaggia qua. No, non ce l'ho fatta. Passo a questo. Sì, tanto lo sai che ci metteremo 6 ore, quindi perché devo tenerlo fermo. Vai. Blu 70. Ok. Metto qui, tengo fermo, ok. Sì, tanto è indifferente l'ordine. Blu 3700. 3000. No, devo fare 3500 più 200, ho sbagliato, vabbè. Ha più esperienza lui, di me su questo gioco, su questo puzzle. Vada, vada. 5,2. Ok, 5. Ok. Ok. Adesso inizia blu e Vado qua. giallo. Esatto. Ok. Blu 195, giallo 209. 195, quanto? 200? 209. 209, posto. Benissimo. Incredibile. Adesso l'ultimo, che è solo questo. Ok, dai. 3.500, 1.700, 2.400.
1700? 2400 il viola. 2400. Mamma mia. Ok, devi darmi adesso il codice. 2264. Perfetto. Ok, andiamo. Questo è quello che avete visto prima dove io mettevo le caselle, adesso lo fa lui. Vai qua, vai tranquillo che... Ok, vai. Aspetta. Tira con il dai. Aspetta, vai. No. Oddio. No. Vabbè. Now exit the cameras and enter the vault's network. Ok, vai. Vai. No. Vai. No. Gira subito, perfetto. Adesso. Aspettiamo che arrivi, seconda entrata come prima. Oh, bravo. Vai bene. Ok, vai. No, di Oh. pochissimo. Occhio a buttarle giù così perché ti Now exit the finiscono. cameras and Ok, enter vai. the vault's network node. No, bisognava. No, Stava caricando il pack. infatti. No, ma perché ti butta fuori dal terminale. Vai. Ottimo, vai. No, ho tranciato in via. Tranciato io. Ancora. Ma... Ascolta, ricorda, parte subito. Ah, beh, ma non riesci Non subito. riesco a partire subito. Va bene, diamo un'occhiata. Eccolo che arriva. Ok, vai. Gira subito. Vai. Mamma mia. Ok, grande. Ok, scopri quale cassaforte contiene il genoma del virus e apri. Ok, vedo le casseforti. A breve. Penso tu debba sbloccarmi qualcosa che sta scendendo. Ok, vai. No. Comunicazioni 9G. No. No. Eccolo qua. Ok. Connettiti così vedi anche se sto facendo giusto e vediamo. Allora, tra B e C1 orizzontale. Poi tra D2 e D3 verticale. D2 e D3. D2 e D3. Quella verticale centrale. Così? Ok, perfetto. Poi parti da A2. Sì, A2 che è qui. Ok, quindi il punto centrale in alto. Sì. E mi tiri una diagonale che va in basso verso destra. No, Questo? il quadratino a destra di quello. Tra 2 e 3, ok? Prosegue ancora dritto. Così? Dritto in diagonale, scusami. Perfetto, poi ne manca una. Nel punto centrale della diagonale che hai appena disegnato, Sì. vai in basso a sinistra, in diagonale. Così. Partendo dal centro tra A3, A4 e B3, B4. A3, A4, B3, La B4, mediana della così? diagonale, ok, però lo voglio che vada in diagonale in basso a sinistra e non in verticale. Così. Perfetto. Confermo. Conferma. Era tosto questo. Olè, abbiamo concluso la missione e si fugge. Mission complete. To be continued. Perfetto, questo, beh, era Operation Tango. Il gioco è davvero molto interessante. Non so se tu ti ricordi il prezzo, perché... Sinceramente no, penso Non sui dovrebbe 16 o 17. essere altissimo come prezzo, nel senso che ho visto cooperativi molto più costosi.
È bello come grafica, è veramente carino. 16,99, sì, il prezzo è giusto. 16,99, sì. È divertente, infatti adesso ci siamo messi in testa che video a parte che vi abbiamo portato qui sul canale lo vogliamo finire, prima o poi, insomma un giorno, un domani. Sono 6 missioni, la seconda è stata tosta, non oso immaginare la terza. E soprattutto difficile se tutti e due i ruoli divertono entrambi perché va giocata comunque ogni missione 2 volte, quindi è veramente molto bello. Per intanto direi che basta così. Spero il gioco vi sia piaciuto e in caso vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao! Ciao a tutti!